Quando due onde del mare si incontrano in perfetta opposizione, il mare diventa piatto. Allo stesso modo, quando due raggi di luce si incontrano in perfetta opposizione, ecco lì nasce il buio, lì nasce l'ombra. In quanto esseri umani, nella nostra vita possiamo percepire l'ombra attraverso gli occhi, possiamo percepire l'ombra come silenzio, possiamo percepire l'ombra come una specifica emozione, la paura. Ma esistono molte sfaccettature della paura, esistono molti modi in cui la paura può palesarsi. Esistono molte ombre dentro ogni cuore. Rabbia e insicurezza, vergogna e disgusto, colpa, odio, rifiuto, menzogna, illusione, scetticismo, ansia, solitudine. Questi sono i nomi dell'ombra quando si palesa come emozione dentro il cuore di una persona, e sono solo alcuni dei nomi dell'ombra, sono solo una piccola parte di ciò che è la paura. Ma la paura, come ogni emozione, come ogni sentimento, è energia. La paura non è semplicemente l'assenza dell'amore. La paura non è soltanto quel luogo fertile dove cresce il coraggio. La paura di per sé è qualcosa che esiste, e come tutto ciò che esiste è energia. La paura è un'onda, come ogni cosa. Come ogni cosa che è energia, la paura è un'onda e differisce dalla luce, differisce dall'altra onda che chiamiamo amore, solo perché rispetto all'amore la paura è fuori fase. La paura è amore, ma è amore privo della giusta tempistica, privo della giusta armonia. La paura può essere trasmutata in amore. La paura può essere ricondotta alla sua forma più elevata, ma per fare questo la paura non va rifiutata, la paura non va giudicata, bisogna mantenersi nello stato emotivo di paura, osservarlo in modo distaccato, senza giudicarlo
col proprio dialogo interiore, senza dare un nome definito a questo sentimento. Bisogna osservare la paura nel momento presente in cui essa nasce e si palesa. Bisogna accettarla senza che il dialogo interiore ne venga soggiogato. Quando abbiamo paura, la nostra mente razionale ci suggerisce che non è corretto averla, che non dovremmo avere paura, che dobbiamo fuggire dalla condizione che stiamo vivendo, dobbiamo identificare delle cause per questa condizione ed annullare, obliterare, distruggere, rendere nostre nemiche queste cause, ma ciò è falsità. Dobbiamo mantenerci in modo calmo nello stato di agitazione, nello stato di paura, nello stato di rabbia, di vergogna, di colpa, di odio, di menzogna, di illusione o di scetticismo o di ansia o solitudine. Dobbiamo osservare questo sentimento, spogliarlo della sua etichetta di paura, osservarlo, accettarlo, farlo nostro, identificarci nella paura per poi vederla sparire. Ignote sono le più profonde cause della paura e di fronte all'accettazione, di fronte alla comprensione del nostro cuore, comprendere la storia dalla quale proviene la nostra paura risulta anche inutile. Un cuore capace di accettare ogni cosa non ha bisogno di storie, non ha bisogno di ragioni. Un cuore capace di accettare la paura non vuole sapere da dove essa proviene, non ne ha bisogno. È la mente che ha bisogno di una storia per dare un'identità alle cose. Il cuore accetta la paura, si identifica con la paura, la riempie di gioia, la trasmuta in luce e quindi la paura diventa quel terreno fertile dove cresce il coraggio. Non è più qualcosa da rifiutare, anzi è l'elemento fondamentale per essere coraggiosi. E quindi un cuore aperto accetta lo stato di paura, perché sa che la paura è solo amore fuori fase, sa che la paura è solo energia e quindi luce, ma non compresa dalla totalità del nostro essere. Ma questa comprensione nasce solo dal cuore. E quando la mente ascolta il cuore, la mente non è più ragione, la mente è intuito. E quando la mente e il cuore sono all'unisono, dentro la persona vi è solo ispirazione. E l'ispirazione non è solo una lanterna, è un faro interiore che permette a ognuno di noi di camminare nelle ombre.